Come ambasciatore nazionale oggi sei presente qui alla convention del distretto Italia San Marino a Messina, anche perché saranno consegnati due assegni per l'UNICEF. Sì, questo lavoro è una collaborazione che nasce alcuni anni fa proprio con la Kivanis, dove la past governatrice Maura Magni mi invitava per realizzare un progetto a sostegno dei bambini e dell'UNICEF. È partita questa campagna di sensibilizzazione all'interno dell'associazione del Kivanis e per l'appunto c'è la consegna di questi due assegni. Per noi veramente questo è molto importante, poter sostenere quelli che sono i progetti che l'UNICEF si prefigge per aiutare i bambini bisognosi. Il progetto è quello che l'UNICEF ha indetto, è Scuole di Plastica, dove per l'appunto si fa l'acquisto di tanti mattoncini per cercare di sostenere e costruire queste scuole nei paesi dell'America Latina, del Sud Africa. UNICEF è presente a 360 gradi, basti pensare che ci sono posti nel mondo dove i bambini purtroppo non hanno ancora il diritto allo studio, non riescono ad avere cure mediche. Devo dire che questo è veramente molto triste. L'UNICEF, come dicevo, si impegna, ci sono tanti volontari, in Italia siamo circa 5.000 volontari che quotidianamente ci impegniamo a raccogliere dei fondi. Oggi per l'appunto qui a Messina il Kivanis ha voluto sostenere questo progetto e di questo ringrazio la governatrice Angela Catalano, ma come diceva anche la past president Maura Magni, che ha iniziato questo progetto. È un momento bello qui a Messina, una convention di tutto il distretto, con quali argomenti? Allora, intanto noi siamo felicissimi perché dopo 3 anni riprendiamo a rivederci, perché sono stati 3 anni terribili. L'ultimo anno è stato nel 2019 a Trapani, invece oggi siamo qui in questa bellissima città di Messina che ci ospita. E oggi noi inviteremo sul palco e parleremo di tutti quanti i service che quest'anno sono stati fatti sul territorio nazionale. E ci saranno tutti quanti le associazioni che sono partenariate con noi, come l'UNICEF, la Croce Rossa, Special Olympics e così via. Quindi noi parleremo di tutto quanto quello che abbiamo fatto sul territorio. Si parla di sociale. Si parla di sociale. Quest'anno il mio argomento, il mio tema, il mio motto, se così vogliamo definirlo, il mio lavoro è stato per i loro diritti. Quindi io ho voluto evidenziare quanto noi dobbiamo lavorare per difendere i diritti dei bambini. Infatti io ho evidenziato il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al gioco, il diritto all'ambiente, sono diritti fondamentali che i bambini devono avere, il diritto alla socializzazione. Infatti all'interno di questi diritti noi abbiamo poi svolto dei service appropriati. Con UNICEF è già da parecchi anni che lavoriamo e nel mio anno voglio proseguire appunto le attività che Kivanis e UNICEF hanno fatto da tanto tempo insieme. Ricordo Eliminate, lo Iodio, ora per ultimo c'è lo Yemen, la raccolta per i bambini dello Yemen e anche la scuola in Costa d'Avorio con i mattoncini di plastica riciclati. Un tema molto importante perché c'è l'attività di istruzione per i bambini e al tempo stesso ricicliamo la plastica che sta invadendo il mondo. Anche questo service nel mio anno lo porterò avanti e stiamo vedendo di fare una convenzione a più lungo respiro. Dobbiamo dire che UNICEF è chiaramente la sua associazione, al centro hanno i bambini, quindi per i bambini si può fare tanto. Certo, e noi siamo entrati quest'anno a far parte dei grandi donatori di UNICEF e quindi vogliamo proseguire in questa attività perché per noi la nostra missione è servire i bambini nel mondo. Un bambino e una comunità alla volta. Fare del bene ci fa stare bene e quindi grazie a UNICEF cerchiamo appunto di arrivare fin nel posto più sperduto del mondo per aiutare un bambino. È una bella iniziativa, ma soprattutto dobbiamo dire che c'è anche una grande disponibilità e una grande partecipazione di cittadini.
Sì, sicuramente abbiamo voluto lanciare questo progetto in brevissimo tempo, peraltro cercando di sensibilizzare la gente e i ragazzi soprattutto sulla questione della plastica, ponendo degli obiettivi. Primo è quello di bonificare gran parte della plastica presente nella Costa d'Avorio, secondo impegnare le donne che erano senza lavoro dargli l'opportunità di un lavoro, terzo dare la possibilità dei ragazzi che non hanno scuole di poter usufruire di ambienti scolastici idonei realizzando delle scuole in mattoni con mattoni di plastica, e quindi noi la nostra donazione, il nostro progetto è quello di raccogliere fondi per realizzare un mattone, costa 2 euro queste scuole, e in 5 giorni si riesce a realizzare una scuola. Continuare a realizzarsi anche nei prossimi anni, magari anche sposando nuovi progetti.